Porta blindata, che cosa sapere? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Nella porta blindata la prima cosa che bisogna sapere è la classe antifrazione e che sia stata certificata. Vuol dire che la porta è stata costruita, mandata in un laboratorio notificato. L'omino, o meglio l'omone, che ha fatto la prova antifrazione non è riuscito a entrare e la porta ha preso certificato con quella classe antifrazione. Ricordo che i certificati arrivano fino al limite della misura testata, quindi se ho testato una porta da 90 e voglio fare una porta da 1,10 m, quella porta più grande della certificazione non avrà certificazione, perché la certificazione è valida se rimpicciolisco fino a certa misura la porta. Dirai, ma perché? C'è un limite anche lì, c'è un limite perché? Perché se la rimpicciolisco troppo non ci stanno tutti i punti di chiusura che erano previsti in una misura normale che è stata testata. Quindi questa è la prima cosa da guardare. Poi c'è un'altra cosa molto molto importante. È vero che abbiamo il numerino del valore termico, quindi 1,3 watt, 1,5 watt, 2 watt a seconda della zona climatica dove è posizionata casa tua, però questo non è un elemento che da solo ti dice che la porta magari funziona bene e non darà problemi di muffa e condensa. Perché? Perché una porta blindata è solitamente un manufatto che è creato con dell'acciaio, quindi del ferro. Il ferro è conosciuto per tantissime doti, ma non per il suo potere isolante, perché, anzi non è isolante, ma è un materiale che conduce, conduttore. E tu mi dirai, sì, ma se io nella certificazione leggo che il valore termico è buono, sto dentro i parametri, perché dovrei avere problemi di condensa? Perché quel valore lì è dato da una media, da tutta l'anta, quindi fa una superficie molto grande, e il telaio invece che è solamente sul perimetro, quindi mi va a prendere magari solamente pochi centimetri a livello di metri quadri, non sviluppa metri quadrati, e quando si va a fare la media, praticamente la media è tra un pannello superisolante, il telaio che conduce, il telaio piccolo, vince il pannello, quindi il valore è bello da vedere. Però in inverno, se sei a Lampedusa no, chiaramente, ma se sei in fascia climatica E, o ancora peggio in F, è molto probabile che avrai della condensa e anche della muffa su quel telaio. Come si fa a essere sicuri di non avere questo problema? Si prende una porta blindata a taglio termico, dove il telaio praticamente è costruito in ferro, ma all'interno del ferro c'è un materiale isolante che separa il ferro che è a contatto con l'esterno da quello dell'interno. Quindi continui a avere la sicurezza, il valore termico è buono e è equilibrato. Perché, come dico sempre, negli infissi, nella casa e nella vita è tutta una questione di equilibrio. Basta un elemento debole che a quel punto mi creerà dei problemi. Se vuoi saperne di più a proposito delle porte blindate, degli infissi, della posa in opera, delle scelte che devi fare per acquistare questi nuovi elementi, puoi affidarti al servizio di consulenza con Sistema Bisacchi che ho ideato per tutte quelle persone che non posso servire direttamente con la mia azienda. Perché? Perché spesso ci si ritrova a fare 3, 4, 5 preventivi, ognuno ti dice una cosa diversa dall'altro e non ci si capisce più niente. Con il mio aiuto ti aiuterò appunto a trovare qual è la soluzione migliore, qual è il preventivo migliore da scegliere. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!